Al comando la squadra, ecco che Van Calster, il belga, si sta portando su Rabottini. È Rabottini che è scattato e su Rabottini si è portato Van Calster, poi c'è Ceruti, poi vediamo Saronni, poi Renosto, ecco Tommy Prim, lo svedese, che nel corso della prima tappa ha avuto un incredibile cedimento sulla prima salita, cedimento dovuto forse al gran caldo. Saronni in maglia ciclamino, leader della speciale classifica a punti, quindi ritiene che con un arrivo in queste condizioni può passare decisamente all'attacco. 4 km e 900 metri. Mentre ora tenta il contrattacco uno spagnolo, mentre a proposito di spagnoli vi ricordiamo che Arrojo, che aveva vinto il Giro di Spagna, che era poi risultato positivo, è stato squalificato ed è Lejarreta il vincitore della Vuelta a Spagna, vale a dire del Giro di Spagna. Muñoz continua a voltarsi, Prim, ed ecco che però anche l'attacco di Prim è stato neutralizzato. Beccia, ecco il secondo. An interesting type of story happening here, because we've got tech from Prim, who is trying to pull away from the actual group, but of course the other riders didn't let him, so they caught up with him again. And amongst those riders there is also a familiar name to us, I think. His name is Wilson. Ah, the Australian. He's an Australian. Ah. He's number 19 and he's keeping a fairly steady pace, I would say. I think he has a new sponsor. In fact, he might be riding for the sponsor in this particular race. Yes, he's just got a contract last year, in fact, with the Alfa Loom team. Alfa Loom Atlas. Alfa Loom Atlas. Right. So you'll be looking forward to seeing the Australian. Let's hope he does well both for his new sponsor and for the Australians at home. I think he's got a very good chance because he's considered, so the big guys of this particular race don't really give that much importance to him, and he could very easily sprint up and win this particular race. Rettilineo abbastanza corto. C'è Vignon. Ecco il francese Vignon, poi Vandi e poi Wilson. Eccoli ormai in vista del traguardo. Ecco Vandi, quindi l'australiano Wilson in prima posizione, in seconda posizione Vignon e terzo è Vandi. Ecco che scatta Vignon. Ecco Vignon che è in testa, ecco Vandi sulla destra, Wilson che scatta sulla sinistra, 100 metri ora dovrebbero apparire sul rettilineo, è Wilson, l'australiano Wilson che vince, secondo è l'occhialuto Vignon, terzo è Vandi. Poi ecco nell'ordine. 6 hours, 3 minutes, 19 seconds for the Alfa Loom Atlas team. Wilson of Australia with Vignon of the Renault team in close pursuit in second place. 10 hours, 35, the cumulative time. Quindi la maglia verde, poi Visentini, ecco Chioccioli, ed ecco che sta arrivando Patellaro. Allora, l'australiano Wilson. There's the catch-up overall table for you with Vignon from the Renault team in first position with 10 hours 35 minutes. Saronni in the maroon jersey, 26 seconds behind him, in fact 23 seconds behind him, and Australia's Wilson riding for the Alfa Loom Atlas just in front of Bernard Hinault, again riding for Renault. So Renault very well represented in the opening stages of the 65th Tour of Italy. What a good effort from Wilson. There's the replay for you, showing a very excited young man from Australia.